finalmente ho visto veramente una gran bella partita, anche se dai miei capelli non si direbbe proprio, però vi assicuro che è stato così. Juventus-Lazio 2-0, proprio appunto una bellissima partita, e all'inizio molti tifosi erano diciamo un po' titubanti, no? Perché Allegri ha proposto un modulo totalmente inedito, il 4-2-3-1, che secondo me è veramente un modulo della Madonna. E il campo gli ha dato ragione. Dopo le sberle prese contro la Fiorentina siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto, una Juve vogliosa, una Juve grintosa, tanto spirito di sacrificio, proprio perché il modulo praticamente ti impone anche agli attaccanti di ritornare indietro a dare una mano alla difesa. E proprio, cazzo, sono veramente soddisfatto. In un quarto d'ora abbiamo fatto due gol, il primo con Dybala, fantastico, bellissimo, il secondo con Higuain, che poteva sembrare facile, anche se comunque non lo era. È vero che il difensore della Lazio in quel caso ha fatto un errore abbastanza grosso, un po' simile a quelli di Lichtsteiner nelle coperture, più o meno simile, e concedere spazi a Higuain non è proprio la cosa più intelligente da fare al mondo. E poi comunque abbiamo creato sempre parecchie occasioni, no? Anche nel secondo tempo, dove speravo che la Juve non scomparisse dal campo da un momento all'altro come siamo abituati a vedere, ed è stata questa la cosa che mi ha soddisfatto di più, perché nel secondo tempo non abbiamo mai concesso nulla alla Lazio, però è anche normale concedere qualcosa, cioè alla fine è quarta, quinta in classifica, non è che stiamo parlando del Crotone, con tutto il rispetto, quindi ci sta magari concedere qualcosina, però non siamo mai usciti totalmente dal match. Infatti anche nel secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni senza mai finalizzare, però Dybala si è mangiato due gol, perché secondo me con le qualità che Dybala ha quei due gol lì se li è mangiati, soprattutto il secondo dove Higuain gli ha fatto un assist della Madonna, proprio un'intuizione geniale quasi alla Pirlo, dove lui con uno scavetto l'ha buttata a lato fuori. E anche quando è entrato Piazza ha creato un po' di scompiglio, è entrato un po' tardi, però quando è entrato si è dimostrato pericoloso. La difesa mi è piaciuta, Lichtsteiner ha giocato bene e mi viene da piangere per questo, anche Asamoah ha giocato bene da terzino, poi nel secondo tempo mi pare ci sia stata la difesa a tre. La coppia Khedira-Pjanic ha giocato una bella partita, giusta copertura in difesa e parecchie volte erano anche nella tre quarti offensiva. Il tridente, diciamo, Dybala, Cuadrado, Mandzukic ha giocato bene. Dybala mi aspettavo qualcosina di più, soprattutto per appunto le qualità che ha Dybala. Mandzukic, grandissima, ennesima altra partita di sacrificio, faceva avanti e indietro come deficiente, proprio non so dove cazzo trovi tutta quella forza e quella voglia di correre, io cazzo mi sono stancata a guardarlo. E Higuain come sempre è grande bomber, ed era importante tornare alla vittoria dopo la brutta figura di domenica scorsa. L'abbiamo fatto bene, giocando bene, il famoso bel gioco oggi si è visto, partita tatticamente gestita bene, non siamo morti da un momento all'altro, quindi oggi sono veramente soddisfatto. Ora c'è il Milan in Coppa Italia che sulla carta, sempre sulla carta siamo favoriti, poi abbiamo visto noi due precedenti, quindi mai dire mai, e poi la trasferta a Reggio Emilia, dove lì sarà importante scendere in campo con l'atteggiamento giusto per ritrovare una vittoria anche in trasferta, che nell'ultimo periodo è sempre un pochino un punto di domanda. E nulla, veramente soddisfatto della partita. Se anche tu la pensi come me, ti invito a lasciare un mi piace, scrivimi qui sotto il tuo parere sul match. Se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al canale. Io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!